Ciao ragazze, come potete notare sono assolutamente senza trucco e questo può solo significare una cosa, che ora dovremo metterne un po'. Quindi faremo un trucco assolutamente naturale e alla portata di tutti. State a guardare. Allora, il primo step è la base. Può essere un fondotinta o una BB cream. Per me, per tutti i giorni, mi piace molto di più l'effetto della BB cream. Allora, la mia BB cream è la BB cream di Trish McAvoy. È praticamente da primer e da base anche. E protegge perché ha una protezione 35 per il sole e dà un pochino di colore. Come applicarla? Potete utilizzare le vostre mani. Per me è molto meglio farlo con il pennello. Quindi uso un pennello della Real Technique. Questo è il numero... non c'è scritto, comunque il foundation brush della Real Technique, un pump e vado ad applicarlo su tutto il viso. Ok, una volta finito con la BB cream potete metterne quanto ne volete. A me piace essere naturale in questi giorni, soprattutto quando non devo andare a lavorare, che non ho bisogno di truccarmi più di tanto. Quindi poi la lascio assorbire per qualche secondo con le mani. Ok, poi seconda cosa che faccio sempre è un pochino di correttore. A me piace tantissimo questo qua della Maybelline New York, è molto idratante però praticamente non si nota ed è adatto per tutte le età. Lo metto in modalità triangolo praticamente e poi con le dita lo vado a picchiettare. Ricordiamoci anche di fare sopra l'occhio perché molte volte si hanno rossori e noi vogliamo toglierli. Questo è un passaggio che illumina totalmente il viso, quindi è una cosa che faccio assolutamente sempre, anche soltanto lasciandolo così senza mettere nient'altro. Ok, poi passando agli occhi, perché è un trucco molto molto veloce quello di oggi, io uso una matita gel liner numero, no, Deep Aubergine, è un marrone, e quello che mi piace fare con questo è andarlo a mettere all'interno delle ciglia in modo tale che le crei un volume che di solito non si ha all'interno delle ciglia, ed è come se noi avessimo già il mascara. Come potete vedere da definizione all'occhio subito. Poi per andare a fermare un pochino tutto ciò che abbiamo sul viso, prendo la mia palette che mi sono creata da sola. Queste qua sono sempre del brand in cui lavoro io, di Trish McAvoy. Praticamente ti puoi creare le tue palette, quindi che siano eyeshadow, che siano di terre, di bronzer, qualsiasi cosa te le puoi creare tu. Quindi io ho fatto la mia naturale personalizzata e vado a prendere la Translucent Finishing Powder, non tantissima, e vado ad applicarla su tutto il viso. Ok, terminato con la Translucent Finishing Powder vado a mettere un pochino di bronzer e userò questo qua. Questo ha un pochino di highlighter e un pochino di bronzer assieme. Io li mischio sempre assieme, giusto per avere un pochino di entrambi. E come ho detto prima, non tantissimo, perché non vogliamo... è un trucco, non un trucco questo. Non vogliamo che si veda. Ricordiamoci di sfumarlo sempre bene intorno al mento e dalle orecchie. Terminato con il bronzer, vado ad applicare un pochino di highlighter, quindi un illuminante. Io ho questo qua della Kiko, che è il Highlight Sunlight. È praticamente un dorato, sempre molto naturale. Questo mi piace metterlo
un po' dappertutto, anche sugli occhi, come se fosse un ombretto. Una volta terminato col bronzer, vado a prendere il mio magnifico nuovo blusher della Kiko. Questo è il numero 01 e si chiama Shade Fusion. Non ha un nome molto interessante. È praticamente fatto così. Quindi ci sono tre colori. Sono tre colori molto naturali, sembrano un rosato marrone. Che vanno assolutamente perfettamente con qualsiasi tipo di colore di pelle. Io ne vado a prendere, poi li mischio tutti assieme. Mi applico in questo modo, sempre sorridendo, ricordiamoci. Terminato con il blusher, io non applicherò nessun tipo di ombretto perché abbiamo già messo l'highlighter, l'illuminante, sopra l'occhio, quindi per un trucco naturale è assolutamente abbastanza. Una cosa che vado a fare sempre è a piegare le ciglia prima del mascara, soprattutto quando non voglio avere troppo trucco sul viso. Guardo in qua perché ho lo specchio, non sono pazza. Una volta finito di piegare le ciglia, ovviamente bisogna mettere il mascara. Io ne ho diversi, ho quelli della Maybelline che mi piacciono tantissimo, però oggi userò ancora una volta quello del mio brand perché è molto facile da rimuovere e visto che non voglio niente di pesante, questo mi dà tutto ciò che è naturale. Ok, una volta terminato col mascara, ovviamente a me non possono mai mancare le sopracciglia. Quindi, come ho detto prima, questo è un trucco assolutamente naturale. Non andrò a rifare lo shape delle sopracciglia, ma andrò all'interno con un mascara colorato che darà un pochino più di volume e le lascerà al proprio posto per tutta la giornata. Ok, adesso finito praticamente tutto, l'unica cosa che manca sono le labbra. A me non piacciono particolarmente i rossetti troppo pesanti, quindi oggi andrò con una cosa molto molto leggera, che è il Beauty Booster della Clinique. E quindi ragazzi, il tutorial è terminato, spero che vi sia piaciuto e se così è stato, per piacere mettete un like, che sarà il mio e il vostro primo like su questo canale, e spero di vedervi alla prossima. Un bacione, ciao.